Benvenuti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per parlare un po' delle ufficialità di mercato, tante notizie di cui parlare quest'oggi in merito a ufficialità che in questo ultimo periodo fioccano, visto che siamo in pieno mercato. E partiamo subito con il parlare di calciomercato internazionale, perché c'è un riscatto in casa Marsiglia. Paulo Lopez infatti viene ufficialmente riscattato, portiere classe 94 che ha raggiunto la 20ª presenza con la formazione di San Paoli e quindi deve essere riscattato per il contratto. Infatti c'era nella clausola del contratto l'obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di 20 presenze. Questo è avvenuto, quindi il Marsiglia lo riscatta per 12 milioni di euro. Portiere classe 94 che quindi per 12 milioni di euro sì, a casa ufficialmente a Marsiglia, adesso è totalmente del Marsiglia. E sicuramente sono anche 12 milioni di euro importanti per una Roma che anche in ottica di mercato di gennaio sono delle entrate importanti, perché arrivano comunque 12 milioni nelle casse che possono essere importanti per reinvestirli in altri reparti comunque in altri settori comunque della squadra. Detto questo, però, andando avanti, notizie anche un po' in Serie C. Come sempre ci capita nell'ultimo periodo, senza una logica ben precisa, andiamo un po' a parlare delle altre ufficialità. In Serie C, infatti, è ufficiale la cessione da parte della Fermana di Marini, centrocampista classe 2003 che si accasa al Porto d'Ascoli in prestito secco. Operazione importante per la Fermana che cede un giocatore di ottima prospettiva come Marini in Serie D, lì al Porto d'Ascoli certamente farà esperienza, potrà giocare con più continuità e tornare alla Fermana l'anno prossimo sicuramente migliorato e con più esperienza alle spalle, quindi operazione importante soprattutto in ottica futura di un calciatore comunque con delle buone qualità, centrocampista assolutamente interessante. Operazione simile sottoscritta da parte della Vispesaro, perché è ufficiale la cessione di Pierpaoli alla Vastese, quindi operazione simile, la Vastese così come il Porto d'Ascoli si trova in Serie D. Nello specifico Pierpaoli è un centrocampista classe 2002 che quindi lascia la formazione di mister Banchini, cioè lascia la Vispesaro, per approdare alla Vastese, con la formula ovviamente del prestito, giocatore di prospettiva, su cui la Vispesaro comunque vuole puntare e lo fa quindi andare in prestito per farlo crescere, anche perché in Serie C avrebbe trovato poco spazio, quindi giusto mandarlo in prestito e quindi si accasa alla Vastese. Diverse operazioni nella Viterbese, tre nello specifico di cui andare a parlare, due rescissioni contrattuali ed un acquisto, quindi Fernandez, il nuovo direttore sportivo ex Francavilla, subito pieno di cose da fare. Perché? Allora, rescindono ufficialmente Van der Velden, difensore classe 98, che lascia quindi ufficialmente la Viterbese dopo una prima parte di stagione negativa, così come un po' tutta la squadra, perché la Viterbese sta facendo molta fatica in questo inizio di campionato, è ultima nel girone B e rischia la retrocessione. Tra l'altro Van der Velden ha già trovato un accordo con l'Arezzo in Serie D, quindi si è già accasato da un'altra parte in Serie D con l'Arezzo, squadra comunque ben nota nel panorama della Serie C. Quindi rescissione che ci può stare di un calciatore che ormai era considerato un esubero da parte del mister. E discorso similare per Ricchi, stiamo parlando in questo caso di un terzino classe 2000, che anche lui rescinde il contratto, attualmente svincolato, visto che non ha trovato ancora l'accordo con nessuna squadra. Potrebbe trovarlo comunque nei prossimi giorni, magari con la squadra di Serie D, vediamo. Fatto sta che è un giocatore under che rescinde il contratto, lascia quindi Viterbo. Chi però invece arriva è un ex giocatore del Seregno, che è stato anche lui coinvolto nelle polemiche legate al Seregno quando Erba ancora era presidente, stiamo parlando comunque di qualche mesetto fa, non tanto quando Erba era presidente, perché tuttora è ancora presidente, ancora il passaggio di proprietà non è avvenuto, però diciamo che Fumagalli fu coinvolto anche lui nelle polemiche del Seregno e adesso, dopo aver rescisso il contratto con il Seregno, si accasa la Viterbese, portiere classe 1982, che firma un contratto biennale con la Viterbese, un contratto quindi a lungo termine, nonostante l'avanzata età, perché è ormai quarantenne, ma è un portiere che, nonostante l'età, garantisce ancora sicurezza lì dietro. A Serenio non fece neanche troppo male, giocatore tra l'altro, se non mi ricordo male, anche ex Foggia, portiere di livello, nonostante l'età ormai avanzata, è prossimo al ritiro e potrebbe proprio ritirarsi con la Viterbese, perché ormai contratto biennale praticamente
chiude la stagione a Viterbo, molto probabilmente. Vedremo se effettivamente sarà così, però il punto è che c'è un rinforzo importante per la Viterbese, nonostante l'età, però secondo me può garantire ancora tanto, sia sul campo che poi fuori dal campo, perché grazie alla sua esperienza può anche aiutare molto i giovani presenti in rosa. A questo punto però si parla anche di Serie B, una cessione da parte del Lecce perché è ufficiale, Bak sia a casa al Fremad Amager, squadra della Serie B danese, quindi lascia ufficialmente il Lecce a titolo definitivo. Non si parla comunque di contratto, nel senso che il contratto non è stato annunciato la durata del contratto, ma lascia a titolo definitivo il Lecce per accasarsi quindi in Serie B danese. Stiamo parlando di un attaccante classe 2002 che quindi dopo una piccola parentesi, mi sembra nella primavera del Lecce, lascia la squadra salentina per andare in Danimarca. Tra l'altro, il Lecce ha inserito anche nel contratto di cessione una percentuale sulla futura rivendita, quindi metti caso che lo vende la squadra danese a 100.000 euro, il 10%, comunque una certa percentuale, va al Lecce. Quindi almeno si assicura di guadagnare qualcosina dalla sua futura cessione, che certamente avverrà, perché tra qualche anno comunque il Fremad Amager dovrà venderlo, prima o poi, quindi si garantisce qualcosa anche dal punto di vista economico. Detto questo, colpo in casa Watford che si sta rinforzando molto nell'ultimo periodo, è arrivato Samir per il reparto difensivo e potrebbe arrivare diversi altri colpi, quindi si muove molto il Watford di Ranieri e nello specifico ufficializza anche un centrocampista. Stiamo parlando infatti di Kayembe, centrocampista classe 98, che firma un contratto quinquennale con il Watford, quindi a lungo termine, e arriva ufficialmente dall'Eupen, squadra che milita nel campionato belga. Operazione intrigante, un Watford che si sta rinforzando molto in quest'ultimo periodo, come vi dicevo, arriva da un campionato comunque di medio-alto livello come quello belga, quindi non ci si può aspettare che subito arrivi in Premier League e faccia vedere cose straordinarie. È un giocatore ancora relativamente giovane, a cui si deve dare tempo di ambientamento in un campionato molto complicato come la Premier. Vediamo se il Watford deciderà di girarlo in prestito da qualche altra parte, però in questo momento dovrebbe essere aggregato in prima squadra proprio all'Everton, scusatemi, al Watford. Vedremo un po', comunque rappresenterebbe una scelta in più per Mister Ranieri per comunque andare poi a eventualmente prendere, comunque a far giocare qualcuno in più, ecco. Rappresenterebbe comunque una scelta in più per Ranieri. Giocatore interessante, vediamo come riuscirà ad affacciarsi ed ambientarsi alla Premier League, che è un campionato come sempre difficile. Notizia invece in Bundesliga, una uscita, perché Cesnik rescinde con il Colonia, difensore classe 2001 che quindi lascia ufficialmente il Colonia dopo una prima parte di stagione in cui non ha mai trovato spazio al Colonia. Colonia che come praticamente ogni anno lotta per la metà bassa della classifica della Bundes, quindi lotta per non retrocedere. Ecco, Šeštić non ha praticamente mai trovato spazio, giocatore che quindi adesso avrà la possibilità di accasarsi da qualche altra parte. Comunque un under, magari in Serie B può trovare spazio, vedremo un po' se qualcuno lo vorrà. Tra l'altro è anche nazionale serbo dell'under 21, giocatore intrigante, vediamo se qualcuno ci punterà o meno. Però non sarà più del Colonia, questo è poco ma sicuro. Notizia importante invece in casa Furt, squadra che è ultimissima in campionato in Bundes, tantissime le sconfitte fino a questo momento, ma qualche colpo di mercato lo sta siglando in quest'ultimo periodo. E nell'ultimo periodo infatti è ufficializzato l'arrivo di Pululu, ala classe 1999, che firma un contratto triennale con il Furt, cifre non annunciate, ma arriva a titolo definitivo dal Basilea, squadra di Ramen, comunque il Mister Ramen, una squadra che lotta per il vertice nel campionato svizzero. Pululu quindi lascia ufficialmente il Basilea per andare a giocarsi le sue carte in Bundesliga. Operazione importante per un Furt che dimostra comunque la volontà di voler lottare ancora fino all'ultimo per recuperare punti e chissà magari anche riuscire ad arrivare almeno allo spareggio play-out. Ovviamente non sarà per niente semplice perché deve fare tantissimi punti il Furt, ma Pululu è un giocatore intrigante.
Anche qui un po' mi viene da dire come Kayembe, bisogna capire come riuscirà ad affacciarsi a un campionato che è di livello superiore rispetto a quello in cui ha precedentemente giocato il calciatore in questione. Quindi vediamo, però chissà che non possa fare bene. A questo punto rinnovo in casa West Ham, quindi ritorniamo in Premier League, perché nel West Ham c'è un rinnovo assolutamente importante. E stiamo fa infatti parlando del rinnovo di Antonio, attaccante, classe 1990, primo contratto triennale con opzione per il quarto, quindi fino al 2024, con opzione fino al 2020, con opzione fino al 2025, giusto? Giocatore fondamentale che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione, sia in campionato che anche in Europa League, ma è un calciatore di altissimo livello. Di esperienza, ma di categoria, è il classico attaccante di categoria, è il classico attaccante da Premier League, che a West Ham sta andando veramente a raffica in quest'ultimo periodo ed è un rinnovo più che meritato per quello che ho fatto vedere negli ultimi anni e in particolare quest'anno. Rinnovo a lungo termine, quindi diciamo che la sua carriera potrebbe poi terminare proprio ancora con questo Watford, potrebbe terminare proprio al West Ham. A questo punto però, proseguendo, direi che possiamo parlare di un colpo sudamericano, colpo esotico, perché il River Plate ufficializza l'arrivo di Mamana, giocatore ex Zenit, calciatore comunque anche abbastanza conosciuto in realtà, stiamo parlando comunque di un difensore classe 96 che si sposta in Sud America, quindi passa dall'estremo freddo all'estremo caldo, quindi va in Argentina. Firma con il River Plate, contratto non, scadenza del contratto non annunciata. Fatto sta che quindi affronterà le prossime stagioni al River. Vi ricordo che la stagione sta per incominciare nel campionato sudamericano, quindi anche in quello argentino. E comunque va a giocare una squadra che lotta per il vertice in campionato e anche nelle coppe internazionali. Colpo importante per un River Plate che si assicura le prestazioni di un difensore di ancora età relativamente giovane, ma che ha già esperienze importanti, Zenit su tutte, quindi colpo intrigante assolutamente anche per il River Plate. Detto questo però, per quanto riguarda le notizie in Serie A, voglio chiudere con tre notizie. La prima è un colpo in casa Roma, perché è ufficiale l'arrivo di Maitland-Niles, esterno classe 97, che arriva a Roma in prestito oneroso, secco però, a quanto comunque ho raccolto secco, non ci sono diritti di riscatto o obblighi in mezzo, però arriva comunque in prestito dall'Arsenal, prestito oneroso a 500.000 euro, quindi ha pagato Roma 500.000 euro per averlo quasi 6 mesi, poi tornerà alla base, poi eventualmente si può anche intavolare una trattativa per riportarlo a Roma, però dovrebbe poi ritornare ad Arsenal, dovrebbe to poi tornare a Londra all'Arsenal, giocatore che negli ultimi anni ha fatto, mi ricordo qualche stagione fa, molto bene, si parlava tanto bene di lui, poi nel corso del tempo si è un pochino perso. E adesso comunque in Inghilterra all'Arsenal ha trovato poco spazio, ha giocato molto a sprazzi e quindi a Roma arriva per rappresentare un'alternativa sulle fasce, un'alternativa comunque a Karsdorp che è sempre titolare, ma Maitland-Niles è un giocatore importante che ha giocato anche nell'ultima partita con la Juventus discretamente in realtà come esterno destro, non ci si poteva aspettare poi chissà che perché è arrivato da pochissimo tempo, quindi non ha neanche avuto il tempo. Non ha anche avuto il tempo di ambientarsi, che subito è stato gettato in campo, quindi non è che ci si potesse aspettare chissà che. Però la sua prima apparizione con la Roma non è che sia stata così entusiasmante. Discreto in entrambe le fasi, tecnicamente, diversi cross sbagliati in realtà ha fatto anche con la Roma, contro la Juve. Difensivamente ha concesso anche diversi spazi alle sue spalle. E diciamo che è da valutare più nelle prossime giornate perché è normale che subito la prima non può fare chissà che, però è ancora relativamente giovane, un colpo interessante che Roma, su cui Roma ha voluto puntare, chissà che non possa effettivamente far bene. Per quanto riguarda le altre notizie, un colpo per l'Hellas Verona, questo per il settore giovanile però, perché è ufficiale l'arrivo di Kemppainen, stiamo parlando di un terzino classe 2003 che si accasa al Verona, innesto finlandese, giocatore di nazionalità finlandese, arriva dal Rovaniemen Palloseura, squadra del campionato finlandese e adesso è a titolo definitivo dell'Hellas Verona, ovviamente un innesto per il settore giovanile, essendo un classe 2003, va a rafforzare
primavera, però chissà che non possa poi essere utile per il futuro. Come poi, tra l'altro, si conferma il fatto che si punti sempre sui giocatori stranieri. Guarda caso, tante squadre puntano sui giocatori scandinavi proprio perché il loro prezzo è molto molto basso. Ultima notizia, ma non per importanza, è il colpo in casa Napoli, perché è ufficiale l'arrivo di Tuanzebe. Nuovo innesto per il Napoli, Tuanzebe che ha costato a Napoli da ormai tantissimi giorni, finalmente è arrivato l'ufficialità. Stiamo parlando di un difensore, anche in questo caso classe 97, così come Maitland Niles, e arriva con la formula, con una formula simile a quella di Maitland Niles, cioè un prestito oneroso a, in questo caso, 600.000 euro, quindi Napoli paga adesso 600.000 euro all'Aston Villa e poi tornerà alla casa base in estate. Poi, ripeto, si potrà comunque rivalutare una sua, un suo ritorno a Napoli, però poi tornerà a giugno, anzi in realtà il 1° luglio tornerà ufficialmente poi all'Aston Villa. Operazione importante, un difensore comunque che ovviamente ha giocato in questa prima parte di stagione all'Aston Villa, però era in prestito, non l'ho detto, però in realtà io ho dato per scontato che fosse in prestito dallo United, perché vi ricordo che lo United, cioè il calciatore, il cartellino del calciatore è dello United, quindi è di proprietà dello United, quindi il Napoli ha trattato con lo United per poterlo portare in Italia, giocatore che quindi ha lasciato l'Aston Villa, col quale ha raccolto sì qualche presenza, ma anche lui si aspettava magari di giocare con più continuità, e detto questo, tornato allo United, quindi va a Napoli, in un Napoli che lotta per il vertice, lotta per tornare in Champions League, ma anche chissà per vincere il campionato, anche se difficilmente riuscirà a vincerlo perché non sta avendo la continuità che sta avendo l'Inter, per esempio. E detto questo, colpo importante per il reparto difensivo, visto che serviva un difensore di livello. Napoli che ha dovuto giocare con tutto il rispetto per Juan Jesus, che sta facendo anche bene, perché Juan Jesus sta facendo bene. Io ho visto diverse partite a Napoli e Juan Jesus non mi è mai dispiaciuto, anzi, mi aspettavo molto molto peggio. Però devo dire che non ha mai fatto malissimo, però è un rincalzo. Serve un difensore di livello per sostituire Manolas, perché Manolas è partito, è vero che c'è Rahmani, però oltre a lui non c'è nessun altro che si può affiancare a Koulibaly di livello. Adesso ce n'è un altro ed è proprio Tuanzebe. Chissà che non possa fare un po' come Tomori, che arriva dall'Inghilterra e dall'Inghilterra poi viene in Italia e fa benissimo. Si spera ovviamente che sia così per il Napoli. Un giocatore ancora relativamente giovane, poiché classe 97. Vediamo un po'. Napoli che ha depositato il contratto in Lega e adesso c'è solamente da vedere se riuscirà a confermare le aspettative che sono su di lui, che sono comunque importanti, che è perché il Napoli ripone fiducia nei suoi confronti. Vedremo un po'. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!